Ecco, siamo in diretta, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Corriere Turismo per parlare appunto di turismo in tempi di coronavirus. Oggi ci trasferiamo in Veneto, precisamente a Lido di Jesolo, per incontrare la signora Giovanna Serafini, che è responsabile del ricevimento e comunicazione dell'Hotel Torino. Buongiorno Giovanna e benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie mille, buongiorno a te e buongiorno a tutti quanti. Perfetto. Allora, la Regione Veneto è stata una delle prime regioni a essere colpita dal Covid-19, ricordiamo Uganeo, e poi si è sparso un po' in tutta la regione, però dopo 2 mesi diciamo che la situazione è sicuramente migliorata. Com'è adesso lì nella zona di Venezia e Lido di Jesolo? Beh, noi ormai abbiamo ripreso una vita seguendo le disposizioni governative, ma una vita abbastanza normale. Diciamo che dobbiamo dare atto al nostro governatore che ha agito molto bene, il governatore Zaia è stato veramente molto bravo e quindi da una zona, da uno dei focolai d'Italia ci siamo ben difesi e quindi diciamo, la nostra vita adesso è abbastanza tranquilla, normale, pur dovendo seguire le precauzioni che ci sono state impartite dal governo e dalla regione. Ecco, diciamo che fino ad ora il governo centrale ha disatteso un po' tutte le aspettative di voi operatori del settore, però le associazioni di categoria, Federalberghi, Confindustria Alberghi e Assotel, hanno redatto un protocollo, diciamo, per poter cominciare a muoversi nell'ambito delle strutture, ecco, parliamo di sanificazione, distanze, eccetera. Voi che misura avete preso in questo senso? O prenderete, ecco. Sì, io ho letto molto bene il protocollo di Federalberghi e lo trovo molto calibrato e fattibile, abbastanza semplice da mettere in pratica, però anche molto molto accurato. Quello che ci servirebbe dovrebbe essere proprio una risposta da parte del governo che dice ok, questo protocollo va bene, tutte le attività alberghiere o simili alberghiere lo adottino ed è finita lì. Invece ancora adesso stiamo aspettando un ok. Indipendentemente da questo, noi abbiamo già ordinato le paratie in vetro per la reception, le colonnine per il gel sanificante e poi per quanto riguarda la sanificazione delle camere, intanto procederemo con dei prodotti, abbiamo già sentito i nostri fornitori. Dovremmo cambiare dei prodotti, alcuni mantenere gli stessi, altri cambiarli, dovranno essere più a base di candeggina, altri a base di alcol e adotteremo questi prodotti nella pulizia delle camere intanto come sanificazione. Probabilmente però ci stiamo pensando all'apertura, chiameremo una ditta per sanificare tutto quanto dopo aver finito le pulizie. Per quanto riguarda la macchina all'ozono, siamo un po' in forse. Nessun protocollo parla di macchina all'ozono, di ozonizzazione necessaria. Quindi siamo un attimino ancora lì, non sappiamo. Sicuramente i prodotti andranno cambiati per le pulizie, sicuramente ci affideremo come prima apertura anche ad una ditta per dare una sanificazione in più e poi aspettiamo un attimo cosa ci dicono, perché l'acquisto di macchine all'ozono è anche una responsabilità economica, però Non se d'accordo, serve, certo. ben venga. Al momento E, questo. ecco, gli altri anni noi ci incontravamo di persona proprio per disquisire diciamo, dell'apertura, di tutto quello che occorreva fare per poter aprire, no? In maniera normale. Quest'anno ovviamente lo facciamo in questa maniera, in videoconferenza. E, voi avete già un'idea di una data per poter aprire? Guardi, io ho già cambiato 4-5 volte idea. Comunque, adesso, alla situazione come oggi, penso, ma non sono sicura, verso metà giugno o il 20 giugno, più che altro come test di prova.
e sicuramente dai primi di luglio, perché per adesso il lavoro di aprile e maggio ovviamente ci è stato cancellato tutto, tutto il lavoro dell'inverno è stato cancellato completamente, fino a metà giugno è quasi tutto annullato, la gente non sa se ci si potrà muovere, non sa quando, non sa con che modalità, non sa come si potrà andare in spiaggia sotto l'ombrellone, quindi capisco che adesso ci sono più cancellazioni che conferme. Metà giugno, 20 giugno, primi di luglio. Per adesso questa è la mia idea. Stiamo a vedere. Ecco, voi avete anche due ristoranti, uno molto grande, molto capiente, proprio sotto l'hotel. Di fronte avete un ristorante grill, che sono aperti al pubblico anche di passaggio, no? Non solo gli ospiti dell'hotel. Quali saranno le misure che prenderete su queste due strutture? Beh, intanto il ristorante davanti all'albergo siamo in dubbio se aprirlo, perché sicuramente, sì esattamente, perché se apriamo non apriremo completamente tutto, perché sarebbe, presumiamo, un bagno di sangue. Quindi pensiamo di aprire il ristorante adesso come adesso sotto l'albergo, essendo un ristorante all'aperto però... creeremo il distanziamento fra i tavoli, basta che decidano qual è il distanziamento fra i tavoli, ovviamente colonnine e gel e l'uso di prodotti appropriati, cioè a base di alcol per la pulizia dei tavoli, un detersivo per il pavimento che avrà una base penso di varecchino o qualcosa del genere. Essendo all'aperto lì non si neanche si possa fare ozonizzazione o sanificazioni diverse. Però ribadisco, le nostre forze verranno concentrate non su tutte le attività. Probabilmente l'apertura sarà ridotta e molte persone dovranno restare a casa purtroppo dal lavoro. Questo sì. Ecco, proprio per questo motivo volevo chiedere, voi avete fatto ricorso a qualche strumento che è dotato dal governo per quanto riguarda gli aiuti economici, oppure siete ancora in fase di aspettativa, pensate al momento soltanto a riaprire? No, al momento pensiamo solo a riaprire, non abbiamo chiesto niente, anche perché sentiamo le difficoltà dei colleghi ad avere, cioè non hanno ancora niente. Quindi al momento noi pensiamo solo all'apertura, poi vedremo eventualmente come andrà. Siamo molto preoccupati perché a livello di tasse, a livello di spiagge, a livello di tari, cioè, sono state posticipate, però mi capisce con un'apertura che non sarà mai un'apertura bella, una stagione dove si lavorerà forse a metà, forse anche meno, avremo anche bisogno di capire se magari la percentuale del fatturato sarà anche la percentuale delle tasse che andremo a pagare, e invece non c'è nessuna risposta, quindi la situazione si fa veramente difficile e complicata, ce la stanno rendendo difficile e complicata ancora di più di quello che potrebbe essere. Ecco, Lido di Jesolo è una località creata ad hoc per il turismo, spesso e volentieri diciamo buona parte dei turisti che arrivano sono stranieri, tedeschi, inglesi, americani, c'è di tutto, no? Ecco, quest'anno potrebbe accadere che le frontiere possano essere ancora chiuse, non è detto che ci sarà l'arrivo, o magari saranno contingentate con un numero ristretto di arrivi. Voi avete pensato come poter fare per sopperire alla carenza degli arrivi dall'estero verso il mercato italiano? Noi in piena estate di solito siamo un hotel tanto per italiani, lavoriamo, la nostra clientela è soprattutto italiana, c'è una buona parte di stranieri. Adesso alcuni stanno disdicendo, cancellando, altri stanno mantenendo le prenotazioni, quindi per il mercato italiano noi abbiamo già un buon bacino d'utenza e una buona, diciamo, un buon nome. Il problema è che una buona parte delle famiglie italiane si troverà con pochi soldi per l'estate, per le vacanze, e un'altra parte si troverà senza ferie da smaltire, perché le avranno già usufruito delle ferie in questo periodo di stop. E perciò siamo un pochino, siamo molto preoccupati.
Partiremo sicuramente con delle pubblicità su internet, vedremo anche sulle riviste, toccando molto il mercato italiano più di quello straniero. Però adesso è tutto prematuro perché non, veramente, non, se ci dicessero almeno quando aprono le regioni, già potremmo fare un piccolo conto. E invece barcogliamo nel buio, quindi investire adesso dei soldi, secondo me sarebbe un attimo buttarli. Stiamo a vedere, poi ci troveremo all'ultimo a dover fare tutto, come al solito. Tutto di corso. Ecco, il ministro Franceschini, nelle bozze che il governo sta stilando appunto per il decreto Aiuto Italia, parla di un bonus vacanze in media dai 150 ai 500 euro a famiglia. Può essere uno strumento sufficientemente valido per voi oppure no, in questo senso, come aiuto a, diciamo, alla ripresa del turismo? Guardi, su come vedo che stanno andando le promesse del governo ad ora, io su questo bonus credo ben poco. Sì, tutto serve. È un po' pochino quello che sta di quel bonus di cui sta parlando il governo. Tutto sicuramente può servire, basta che poi li diano i soldi, perché se andiamo avanti come ad adesso. Capisce? Siamo tutti un po' titubanti e non ci fidiamo più, ovviamente, delle parole dei nostri politici. E questo non sono solo io, purtroppo, a dirlo, ma è un sentore ormai alquanto diffuso, purtroppo. Anche nella regione Emilia-Romagna c'è stata una lettera di sfiducia da parte dell'Associazione Albergatori di Cervi, appunto verso il ministro Franceschini, reo di non aver dato risposte in tempi diciamo, utili diciamo, alla ripresa dell'economia del turismo. Senti Giovanna, io ti faccio fare un appello per quanto concerne la possibilità di contattarvi per chiedervi informazioni, e numero di telefono, indirizzo mail, appunto per chi vuole prenotare, magari oppure ricevere informazioni più dettagliate, lo puoi fare, ecco, in questo momento. Prego. Sì, noi siamo sempre operativi dal lunedì al venerdì, anche sabato e domenica rispondiamo al telefono che è lo 0421 97 27 54. Via mail info@hoteltorinojesolo.it. Guardate pure sul sito, ci sono tutti i prezzi, però sappiate che anche meglio è chiederci un preventivo personalizzato. Perché in questo periodo, come non mai, siamo ovviamente disposti a venire incontro a tutti. E adesso noi non chiediamo acconti a nessuno. Se qualcuno ci vuole confermare, noi confermiamo l'acconto se sarà il caso, se la situazione si risolverà completamente, diventerà sicurissima, lo chiederemo più avanti, altrimenti dovremmo basarci sulla fiducia. Non facciamo più investire soldi ai clienti di acconto, che siano le 100, le 200 euro, ma incominciamo a basarci sulla fiducia perché altrimenti poi dovremmo anche renderli alla fine se dovesse succedere un disastro. E perciò anche su questo diciamo, veniamo incontro ai clienti, ai futuri clienti o agli abituali, proprio per dire loro che noi siamo qua e che non vogliamo assolutamente imbrogliare nessuno. Siamo tutti nella stessa barca. Certo. Ascolta, io direi che ci risentiamo poi più avanti, non appena avremo delle date certe, in modo tale che potrai fare sui nostri canali le tue proposte commerciali. Credo che sia una cosa utile perché noi abbiamo tante persone che ci seguono. E ti chiedo ancora di rimanere, poi quando usciamo dall'online, di rimanere ancora 5 minuti che finiamo la chiacchierata. Io con gli amici di Facebook do appuntamento a oggi pomeriggio alle ore 15 per una videoconferenza istituzionale. Avremo con noi l'assessore al turismo della regione Liguria, Giovanni Berrino, e parleremo appunto delle tematiche che la regione Liguria ha messo in atto proprio in seguito al Covid-19. Ringrazio a tutti, ci vediamo oggi pomeriggio. Arrivederci.